Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato principalmente alle attività del centro tecnico federale omonimo della nostra trasmissione, la Casa della Pallamano di Chieti, e alle attività della squadra federale Campus Italia impegnata nel campionato di Serie A Gold, ma non soltanto, ci concentreremo sulla pallamano azzurra, quindi in qualche modo saremo sempre legati a doppio filo con ciò che riguarda il centro tecnico, ma anche con approfondimento dedicato alla pallamano internazionale. Si sono appena conclusi gli europei femminili, grande spettacolo, e alla pallamano regionale, alla pallamano abruzzese. Lo faremo con i nostri servizi, con gli approfondimenti, ma anche grazie ai pareri dei nostri ospiti. Allora saluto subito in modo particolare il nostro ospite di oggi, il tecnico della Lions Teramo e selezionatore regionale della regione Abruzzo, Settimio Massotti. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Mister, avremo modo poi di parlare insieme non soltanto ovviamente del suo Teramo, ma ad ampio spettro di tutti gli appuntamenti che si svilupperanno all'interno della Casa della Pallamano nel corso delle prossime settimane. Sono davvero tanti, sono però queste soprattutto settimane di campionato. Il Campus Italia è sceso in campo con 3 gare nel corso dell'ultima settimana, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, l'ultima in ordine temporale sabato scorso contro i campioni d'Italia del Conversano. Adesso c'è un'altra sfida proibitiva contro i vice campioni d'Italia della Junior Fasano. Facciamo il punto nel servizio. Si procede spediti verso il giro di boa. 2 partite, una contro i vice campioni d'Italia della Junior Fasano e poi in trasferta a Carpi, chiuderanno il girone di andata e la prima porzione di stagione del Campus Italia. Un percorso, quello della squadra federale, che recita 2 pareggi contro Cassano Magnago e Romagna e il successo ottenuto nella Casa della Pallamano contro gli emiliani del Rubiera, ma che parla soprattutto di una crescita graduale ed esponenziale dei giovanissimi con base a Chieti. Certo, contro le big del campionato, da Bressanone ai campioni d'Italia del Conversano, che sabato sempre in Abruzzo sono passati con un agevole 37-25, la differenza continua ad essere evidente, ma non potrebbe essere altrimenti. Il Campus mette in campo una schiera di atleti che, seppure di talento e dal sicuro avvenire, pagano dazio in esperienza e fisicità contro le compagini più attrezzate della Serie A Gold. Ciò che, al contrario, più di tutto è emerso nelle partite che hanno portato passi in avanti in classifica, ma anche in quelle nelle quali è stato pagato lo scotto del noviziato, sono state l'organizzazione di gioco, la struttura di una formazione con dei principi tattici saldi e delle idee ben delineate. La parola chiave rimane velocità, nella ricerca del gol rapido, della soluzione ad alto ritmo. Anche contro Fasano dovrà essere lo stesso, sabato alle 17.30, tenendo sempre ben chiaro in mente il caposaldo ripetuto dai tecnici Riccardo Trellini e Pasquale Maione: senza l'assillo della classifica il Campus non deve mai avere momenti di scoramento e anzi, in ogni gara, in qualunque situazione, deve ragionare con l'intento di perseguire i propri obiettivi di crescita e di miglioramento. Si chiude comunque una settimana densa di emozioni e di soddisfazioni, le emozioni di giocare contro i campioni d'Italia, ma anche le soddisfazioni di aver conquistato una vittoria in casa contro il Secchia Rubiera e il pareggio sul campo del Romagna. Insomma, 3 punti importanti, non per la classifica, perché voi non fate classifica, ma soprattutto per la crescita di questo gruppo. Sì, sì, siamo assolutamente soddisfatti. Come ho detto prima, abbiamo comunque preso 4 punti e nel giro di una settimana abbiamo vinto contro Rubiera e pareggiato contro Romagna. Quindi possiamo essere assolutamente soddisfatti e ci aspettiamo soltanto altri risultati del genere, perché possiamo e abbiamo le capacità. In coda al servizio anche le parole dell'ala sinistra Jacopo Cioni, intervistato dal nostro Andrea De Aloisio. Poi ascolteremo anche le interviste dei 2 allenatori, Pasquale Maione e Alessandro Tarafino, 2 volti molto noti per quanto riguarda Settimio Massotti. Mister, partendo dal Campus Italia, dal percorso di questa squadra, l'anno scorso 6° posto in Serie A2, poi causata anche in qualche modo, accelerata in qualche modo, diciamo così, dall'assenza del Trieste, dalla rinuncia del Trieste, è arrivato questo balzo all'interno della Serie A Gold, dove la squadra ha raccolto fino ad ora 2 pareggi, una vittoria. Naturalmente i risultati, questo lo sentiremo anche poi nelle parole di Pasquale Maione, non sono la priorità di questi ragazzi, che, lo ricordiamo, giocano fuori classifica, però che cosa secondo lei ci sta dicendo, ci ha detto questa prima porzione di stagione per questi ragazzi così giovani? Sicuramente, come hai rimarcato tu nel servizio, c'è stata una crescita, perché non dimentichiamo che l'anno scorso in A2 nel girone B facevano anche un po' di fatica, mentre adesso si stanno ben comportando nel girone di massima serie, dove ci sono giocatori di altra caratura, sicuramente ottimi stranieri.
Sono d'accordissimo sulla crescita sia tecnica di gioco che di organizzazione. A mio avviso l'aspetto mentale per me è determinante anche per la crescita di questi ragazzi, e da questo punto di vista può darsi che la crescita un po' non viene messa, diciamo, non viene sviluppata, perché giocando, gestire dei palloni senza sapere che non sono tra virgolette pericolosi per la classifica, per il punteggio, è molto diverso che gestire delle palle importanti che possono equivalere a una sconfitta che poi può ripercuotersi su una classifica e così via. Dunque questo aspetto sicuramente è meno allenato da questo punto di vista, perché gestire dei palloni, io nella mia carriera ho conosciuto tanti miei amici che rendevano tantissimo nelle amichevoli e negli allenamenti, però in gare difficili dove la palla era pesante a volte veramente riducevano il loro apporto, ecco. Chiaro è, questo adesso partendo dalle sue parole mi viene come ulteriore domanda, come ulteriore spunto anche di riflessione, che sicuramente questo è un dato di fatto, perché i ragazzi giocano fuori classifica, quindi questo lo hanno detto anche gli allenatori, poi sia Riccardo Trillini che Pasquale Maiora nel corso delle interviste: dovremo essere bravi a trovarci degli stimoli, quindi questa squadra deve trovarsi necessariamente degli stimoli anche quando è sotto anche di tanti gol, come è successo nella partita per esempio contro il Conversano. Di contro, un'accademia di questo tipo è chiaro che in qualche modo cerca di ovviare a un lavoro che non sempre viene fatto. Prendo il caso di un ragazzo come Pauli Wierer di Bressanone, che viene dalla squadra prima in classifica, che ha giocato solamente di fatto nei campionati giovanili a Bressanone. Secondo lei quanto spazio avrebbe trovato Wierer realmente in un Bressanone, in un organico come quello del Bressanone? Questo rientriamo purtroppo nei problemi che abbiamo nella nostra palla a mano. Ci vuole più coraggio da parte dei tecnici e soprattutto da parte dei dirigenti, lasciare tranquilli gli allenatori, anche se loro vogliono dare spazio ai giovani rinunciando anche a più esperienza, e solo così dei ragazzi crescono. E come dici tu, attualmente sono poche le società che puntano veramente sui giovani, mentre altri puntano più su giocatori più sicuri, che poi non è detto che il ragazzo, anche se ha meno esperienza, ti possa dare di più dagli altri punti di vista. E giustamente questo progetto ha permesso loro di mettersi in luce, di giocare, di confrontarsi con grandi squadre, e per loro sicuramente è un grande investimento, perché l'unica cosa che devono fare è cercare, ma sempre rispettando anche economicamente le società dove provengono, l'unica cosa che devono fare è cercare poi di proseguire questo percorso andando in squadre di vertice e cercando di ricavarsi uno spazio, di non tornare in serie inferiori per motivi, ne so, perché stanno meglio a casa o per altri motivi, perché altrimenti tutto il lavoro fatto a breve andrà a svanire. Ecco, lei ha giocato, ti do del tu se tipo, perché ci conosciamo da tanto tempo, sì, vado, bando alle ciance sul formalismo televisivo, ecco, diciamo sì, così, hai giocato naturalmente ad altissimi livelli, recordman di presenze con la maglia della nazionale, capitano della nazionale nell'unica partecipazione ai campionati mondiali del 97, sei stato un atleta professionista di fatto della pallamano italiana. Secondo te in questo momento, anche partendo, no, proprio da questo progetto, da questi ragazzi, poi quando termineranno, la pallamano italiana offre le condizioni per permettere loro un percorso dove la pallamano continua ad essere al primo posto? Perché di fatto questi ragazzi questo hanno fatto fino ad ora, hanno messo la pallamano al primo posto attraverso un progetto federale. Io mi auguro di sì, e soprattutto anche io pensavo ai nostri tempi, no, di poter andare all'estero, perché è una bellissima cosa. E tra parentesi, il nostro gruppo era richiesto anche da squadre di elite europee. Però io mi auguro, il mio pensiero adesso torna un po' indietro, io mi auguro che questi ragazzi che hanno avuto questa crescita la danno a tutto il movimento italiano, e qui dobbiamo essere bravi noi, gli allenatori, i dirigenti, a puntare su di loro, perché secondo me una strada da percorrere è quella di alzare il nostro livello di campionato, e tramite loro, perché loro adesso hanno fatto un progetto, sanno
come si lavora, dobbiamo cercare di portare la nostra palla a mano. Purtroppo so che è difficile perché a livello economico non lo siamo, ma noi abbiamo raggiunto i nostri tempi, quello che abbiamo raggiunto perché eravamo professionisti o semi professionisti e dunque messi sport, nelle condizioni sì, dalle società da di poter dare il meglio, sì, e dunque purtroppo il nostro sport è, a livello fisico, di preparazione, di velocità, richiede una, devi essere professionista, non puoi assolutamente confrontarti contro nazioni, soprattutto con le regole moderne della rimessa veloce, devi lavorare bene. E noi purtroppo in Italia dobbiamo cercare, noi allenatori, di convincere anche i nostri presidenti a investire sugli impianti, sulle ore di avere più ore a disposizione degli allenamenti, ad abituare i nostri atleti a lavorare a ritmi alti, a non avere poche pause, perché purtroppo già abbiamo poco tempo per allenare, un'ora e mezza, due. Io vedo che tanti perdono anche molto tempo e dunque non abbiamo una preparazione adeguata. E questi ragazzi invece in questo progetto si rendono conto che da un punto di vista fisico stanno dimostrando anche in campionato che preparandosi bene fisicamente, anche essendo più giovani, stanno rendendo insomma la vita difficile anche a tante squadre di vertice. Si parlava di allenatori, allora facciamo un passo indietro temporalmente, andiamo ad ascoltare Pasquale Maione, allenatore del Campus Italia, e Alessandro Tarafino, il tecnico della squadra Campione d'Italia, tecnico del Conversano. Pasquale Maione, forse contro i Campioni d'Italia non si poteva pretendere di più. Sì, loro sono una squadra costruita per vincere, campioni d'Italia in carica, e in più dovevano fare punti obbligatoriamente perché hanno perso contro Fasano mercoledì. Noi avevamo preparato la partita per cercare di stare il più vicino possibile a loro, di non farceli scappare via. Purtroppo i primi 10 minuti, anzi i primi 6 minuti abbiamo preso subito due volte 2 minuti e loro già all'inizio sono scappati via, poi rincorrere, loro hanno giocato in maniera proprio tranquilla, sciolti sul velluto. Noi ci sono state tante cose che mi sono piaciute, ho detto ai ragazzi, nonostante la sconfitta di Sonora, ho visto tanti atteggiamenti positivi da parte dei ragazzi, qualche cosa buona che andremo a vedere in settimana e chiaramente noi dobbiamo migliorare. Si chiude una settimana molto intensa con il turno infrasettimanale, una settimana però densa di risultati e di emozioni positive per questo gruppo. La prima vittoria nella massima serie, il pareggio in trasferta, insomma 3 punti in 3 partite, credo che sia un buon bottino per questo tour di 7 giorni. Ah sì, sicuramente non ci possiamo lamentare, però ripeto ancora per l'ennesima volta, noi veramente ci interessa poco i punti, chiaramente fa piacere perché è il simbolo del lavoro che fai in settimana quando raccogli i punti. Non so, forse credo che una partita del genere a noi ci serva di più rispetto magari a qualche partita tira. Serve tutte e due, perché serve quelle che te le vai a giocare per vincere, servono anche queste. Io devo fare i complimenti ai ragazzi perché comunque fino alla fine loro non guardano il tabellone e proviamo le cose che vogliamo provare, quello che di cui parliamo in settimana, e quindi sì, ci serve da lezione tutti e due tipi di partita. Sì, per noi era importante riscattarci un po' dal derby che abbiamo giocato, che abbiamo perso. Dobbiamo migliorare certi aspetti del gioco e abbiamo provato a fare questo in questa partita. Ci manca un po' di costanza durante il match ed essere sempre concentrati a fare le cose che dobbiamo fare. Oggi l'abbiamo fatto, anche diciamo, il punteggio lo permetteva e quindi sono stati molto più tranquilli. Dobbiamo farlo anche nelle partite più punto a punto o anche quelle dove siamo sotto. Ecco, questo è quello che... Per una ex bandiera della nazione italiana che è stato lei da giocatore, che ne pensa di questo progetto della Federazione del Campus Italia? Ah, ne penso bene, credo che per i ragazzi sia un ottimo modo per migliorarsi e sicuramente giocare contro squadre più forti li farà solo crescere, perché si abituano a un gioco, un'intensità che è superiore a quella che in questo momento magari possono sopportare. Credo che per loro sia tutto di guadagnato. L'unica cosa, ecco, abituarli anche ai punteggi un poco più equilibrati, perché è facile giocare quando non hai nulla da perdere e quindi essere più sciolto, giocare in scioltezza, quando invece la palla scotta col punteggio in equilibrio è un po' diverso. Ecco, quella è l'unica cosa
su cui non possono migliorare, però sono talmente giovani che penso che abbiano il tempo anche in futuro di fare questo. Mister, li conosci bene questi due, eh? Ci siamo messi d'accordo, esatto. Non ho sentito la sua intervista, però ecco, rispecchia, beh certo, sia Sandro che Pasquale, a parte che ho avuto la fortuna di allenarli e mi hanno dato tanto anche come quando allenavo la nazionale, veramente dei campioni in ogni senso. E appunto, quello che diceva Sandro è il nostro pensiero, ma non può essere diversamente perché veniamo anche da sotto la guida di un allenatore come Cerro, lui sulla costanza, sulla concentrazione era proprio maniacale. Proprio Sandro è cresciuto da questo punto di vista. Io mi ricordo lui quando giocavo, grande talento, però aveva delle pause, qualche volta si rilassava. Adesso sentire predicare lui ai suoi giocatori proprio costanza, concentrazione, è un piacere, perché dimostra anche la crescita che ha avuto come uomo, come tecnico. Un altro recordman della pallamano italiana, Alessandro Tafino, 14 scudetti vinti da giocatore, nessuno ha fatto meglio di lui sul campo. Vediamo la classifica della Serie A Gold e la commentiamo insieme a Settimio Massotti. Bressanone che guida la graduatoria con 17 punti, poi l'Alperia Merano e il Conversano. Tra l'altro sono tre squadre in cui giocano diversi atleti abruzzesi, per la stragrande maggioranza, per la verità, sono proprio giocatori anche teramani. Prendo Bressanone, Stefano Arcieri e Riccardo Di Giulio sono due delle ali del Brixen, entrambi appunto di provenienza teramana. Che campionato stiamo vedendo, Settimio? Diciamo che sta un campionato che sta rispecchiando un po' tutto il potenziale delle squadre al vertice. Anzi, secondo me una buona sorpresa è il Merano, che si sta comportando molto bene, ha fatto veramente degli acquisti mirati e è salito veramente di livello. E il resto sono un bellissimo campionato, perché è vincente, ogni squadra rischia in tutti i campi, in quasi tutti i campi, e gli scontri diretti sono sempre incerti, perché vediamo sorprese, e poi ci sono squadre che sulla carta sono forti, che però hanno degli alti e bassi, che però tolgono punti alle squadre di vertice, come il Bolzano, come può essere il Cassano. Insomma, bel campionato, secondo me molto, certo, la favorita, anche se è Bressanone, però non dimentichiamo che con Bressano è sempre anche Fasano per me, e Sassari che è un pochettino così però sta sempre su al vertice. Devo dire che anche Bressano mi dà un'impressione di essere una squadra solida, concreta, e sarà un bel campionato sicuramente, con i playoff bisogna vedere di arrivare a quegli appuntamenti creando un'amalgama giusta e essere ben preparati. Non avrà sicuramente di queste preoccupazioni il Campus Italia, che giocando fuori classifica non dovrà disputare né i playoff né le gare per la salvezza di questo massimo campionato della Serie A Gold, anche se da questo punto di vista bisognerà vedere come evolverà naturalmente la vicenda poi legata alla Secchia Rubiera. Al momento, a causa dell'abbandono del campo nello scorso turno contro il Siracusa, la formazione emiliana è stata esclusa dal campionato, ma c'è ancora la possibilità di presentare ricorso, dunque è ancora una sentenza non definitiva, quella ovviamente della giustizia sportiva. Vedremo e naturalmente vi terremo aggiornati. Detto questo, andiamo ancora in casa Campus Italia, e siccome siamo a tema Teramo, in qualche modo abbiamo ascoltato un teramano, Federico De Rubo. Tre punti raccolti, una vittoria, un pareggio e poi la sconfitta con Conversano, come prestazioni soprattutto, dimmi com'è andata. Sì, tralasciando quella che era l'ultima, quindi contro Conversano, contro Rubiera e contro Romagna abbiamo disputato due ottime partite, e soprattutto qui in casa con il nostro pubblico contro Rubiera abbiamo fatto un ottimo risultato, un'ottima partita, abbiamo espresso quelli che erano al migliore dei modi i nostri principi di gioco. E contro Romagna sì, abbiamo fatto anche una buona partita, però ci è scappato quello che era appunto i due punti, però siamo stati bravi a prenderne uno, e contro Conversano, contro i campioni d'Italia, abbiamo provato a dare il meglio, ma il risultato è stato a nostro sfavore. Hai avuto anche a livello personale fino ad ora, in questo inizio di stagione, una crescita importante, un minutaggio molto elevato. In che cosa ti senti migliorato quest'anno, anche probabilmente grazie a un livello più alto di partite settimanali, no, con la Serie A Gold?
Sì, sono migliorato tanto perché comunque ho trovato anche molti, come si dice, molti minuti di gioco e mi stanno dando anche molta fiducia. Io dovrò ricoprire questo incarico nei migliori di modi. E mi sono sentito, cioè, mi sento migliorato sotto tanti aspetti, tra cui uno possiamo dire che è anche quello della difesa. Possiamo dire che stiamo migliorando, miglioreremo e continueremo a dare il massimo. Non soltanto perché la difesa era anche il tuo punto forte forse l'anno scorso, dove eri uno specialista difensivo, anche in attacco hai tanti minuti quest'anno. Sì, anche in attacco ho tanti minuti, però come hai detto tu, la difesa è il mio punto forte e mi piace e continuo a dare il meglio. Fasano adesso? Sì, Fasano, sono forti, nel senso hanno uno dei migliori stranieri in quello che è il campionato. E hanno fatto anche un nuovo acquisto, sono sesti in campionato e vorranno sicuramente, anzi possiamo dire che hanno una squadra che secondo me rientrano nelle prime tre e noi esprimeremo quelli che sono i nostri principi di gioco e avrà la meglio la migliore. Vediamo in grafica anche il prossimo turno per quanto riguarda ancora la Serie A Gold. Facciamo il punto sugli appuntamenti che ci aspettano in diretta su Eleven Sports in questo weekend. Fondi Cassano Magnago, Campus Italia che come detto sabato alle 17.30 nella casa della Pallamano di Chieti riceve i vice campioni d'Italia della Sidea Group Junior Fasano, Raimond Sassari Bressanone, scontro al vertice della classifica, Conversano Carpi, Merano Bolzano, derby altoatesino molto molto interessante e Romagna Team Network Albatro. Passiamo alla Serie A1 femminile e qui l'unica formazione abruzzese impegnata, ovvero la compagna del Teramo continua ad avere qualche problema di classifica, manca ancora la prima vittoria stagionale, mancano i primi punti stagionali, è arrivata una sconfitta casalinga contro Erice, gara proibitiva per la verità quella di Teramo neopromossa contro la formazione siciliana. Nelle interviste post gara, in modo particolare il portiere Elisabeth Galletti. Sono mancati un po' i tiri in porta, anche penso che la portiera dell'Erice Martina abbia fatto una buonissima partita e abbiamo perso tante palle che forse non erano da perdere, però in tutto il primo tempo ha fatto vedere un po' di luce. Sì, siamo contenti di questa vittoria, noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, ogni lunedì cerchiamo di preparare nei minimi dettagli l'avversario, analizzando tutto nei minimi dettagli. Al nostro Andrea Di Fabio in regia chiedo di mostrarci in sequenza sia la classifica che poi anche il prossimo turno di questa giornata, di questo campionato di Serie A1 femminile a Settimio Massotti. Invece chiedo un parere su questo campionato del Teramo che è arrivata tramite ripescaggio, tramite reintegro in Serie A1 femminile, una matricola e una squadra ancora in costruzione, quella di Serafino Labrecciosa. Sì, purtroppo credo che il problema principale sia questo, perché hanno avuto ripescaggio, forse non erano ben preparati, dunque in sede di mercato hanno avuto un po' di difficoltà, però devo dire che io ho visto la partita contro l'Erice, anch'io ho visto dei miglioramenti, c'era molto più corsa, ritorno in difesa, certo hanno un po' di difficoltà a livello realizzativo in attacco, soprattutto nel reparto dei terzini. Si fa molta fatica a trovare degli spazi e dei tiri facili e questo comporta un dispendio di energie enorme e subire anche dei contropiedi facili, però il campionato è lungo, loro secondo me anche a Cassano hanno fatto una bella gara per tutto il primo tempo, poi è venuto fuori Cassano aumentando un po' il ritmo e devono lavorare secondo me un po' di più, forse insistere un po' sulla corsa, sulla velocità, sulla resistenza, perché tutte le squadre cercano di metterle sotto questo punto di vista, dunque devono, però il campionato è lungo, sicuramente ci sono degli scontri diretti molto importanti per loro. Due retrocessioni per quanto riguarda la Serie A1 femminile, una che arriverà direttamente per l'ultima in classifica e poi invece le quattro squadre appena sopra rispetto all'ultima dovranno giocare i play-out per evitare l'altra retrocessione. Hai parlato di corsa, si è corso tantissimo agli ultimi campionati europei, le ha vinti la Norvegia, vediamo insieme le immagini con una gara in rimonta peraltro contro la formazione della Danimarca fino al 52
92esimo le danesi erano avanti, poi è riuscita a superare la formazione norvegese e le avversarie. Il nono titolo europeo per questa nazione che a livello femminile rappresenta davvero una scuola di pallamano e una scuola anche di corsa e di velocità naturalmente. Sì, hai detto bene. È proprio bello vedere queste gare perché c'è tutto, c'è velocità, ci sono, come dicevi tu prima, del lavoro del campus, si cerca sempre delle soluzioni con altri ritmi ed è bellissimo. Mi dispiace sinceramente un po' per la Danimarca, perché nel momento che sono scese un po' a livello difensivo, ma grazie alle giocate di campionesse come della Norvegia, perché non dimentichiamo che mi ricordo il mancino, la Nora Mork ha tenuto a galla la Norvegia tutto il primo tempo, perché se non era lei già era un bel distacco. E poi sono scesi un po' a livello difensivo, la Norvegia ha preso coraggio ma con giocate di una fattura pregevole enorme a livello anche, diciamo, dei grandi, dei maschi, perché tiri in appoggio, controtempo, velocità di palla senza subire interruzione, falli, creando delle scalate e controscalate, liberando al tiro le compagne. Proprio veramente, proprio bello. E poi è anche bello da vedere tutto il contesto, la calma degli allenatori, c'è tanto da imparare. Io veramente consiglio di guardare queste partite, perché a volte per me valgono molto di più di tanti corsi, perché se uno si sofferma non solo a vedere il gol, ma tutto, osserva tutto, si può crescere. Possono crescere gli arbitri, di come si sta in campo, dei rapporti che creano con gli allenatori, possono crescere gli allenatori che sono sempre molto calmi, accettano. Io ho visto l'allenatore della Francia veramente incredibile, in alcune situazioni dove ha avuto una decisione un po' contro dubbia, addirittura ha sorriso all'arbitro. Veramente sono cose che ti fanno crescere tanto, ma le stesse giocatrici, che nessuno che si lamenta, nessuno che perde tempo a esultare o a disperarsi per un gol mancato, ma tornano subito in difesa. Cioè, solo con questi atteggiamenti si può crescere tantissimo, e riportate sul campo ti fa la differenza. Settimo, dalle tue parole traspare la tua enorme passione, oltre che competenza naturalmente, però a questo punto dobbiamo correre, perché altrimenti rischiamo di non poter parlare del tuo Teramo in Serie A2 maschile. Intanto vediamo sempre in tema di pallamano femminile quello che è toccato all'Italia nel sorteggio che si è svolto proprio a Lubiana nel corso del weekend conclusivo dei campionati europei. Italia che dovrà affrontare la Slovenia nelle prossime qualificazioni ai campionati mondiali nel secondo turno, dopo aver eliminato la Bulgaria nel primo turno, e dunque azzurre che dovranno affrontare la squadra che ha chiuso all'ottavo posto gli ultimi campionati europei. Lo faranno ad aprile, gara di andata in casa, gara di ritorno poi in Slovenia 7 o 8 aprile, gara ancora da definire come data, quella di andata 11 o 12 aprile per quanto riguarda il ritorno, non è ancora ufficiale, ma la gara di andata peraltro si dovrebbe giocare proprio a Chieti, proprio qui in Abruzzo. Sicuramente a Chieti si giocheranno le qualificazioni ai campionati mondiali Under 21. Vediamo il calendario ufficiale della manifestazione nelle immagini. Girone A4 per l'Italia, Croazia, Israele, Italia e Montenegro nel raggruppamento A da 4 squadre, Repubblica Ceca, Polonia e Norvegia nel secondo girone. Passano le prime due di ciascun raggruppamento e, come vedete dalle immagini, si giocherà 6, 7 e 8 gennaio prossimi a Chieti, nella casa della pallamano. Dunque un altro grande appuntamento di pallamano internazionale che arriva in Abruzzo. Quelle nelle immagini sono le gare che hanno visto l'Italia partecipare al campionato europeo, chiudere al 12esimo posto questa estate. Sarebbe bastato arrivare 11esimo per andarci direttamente ai mondiali senza giocare queste qualificazioni. Adesso comunque l'opportunità di giocarsele in casa. Adesso andiamo in pausa e poi nella seconda parte con Settimio Massotti parliamo di Serie A2. Punti importantissimi in chiave salvezza per le due abruzzesi di Serie A2 maschile. Nel girone B, Lions Teramo che strappa un pari in casa contro la Cold Point Teramo. Prima vittoria stagionale per la Prestiter Pescara, che finalmente muove la sua classifica battendo Monteprandone nello scontro diretto. Il servizio.
Per le abruzzesi della Serie A2 maschile, ultimi 180 minuti dell'andata di regular season, dopo un sabato, quello scorso, che ha portato con sé punti pesantissimi in chiave salvezza. Prima vittoria stagionale di enorme valore per la Prestiter Pescara, mentre la Lansteramo strappa un punto, anche quello importantissimo, fra le mura amiche. Gli adriatici, che avevano incamerato due punti frutto di altrettanti pareggi, fanno bottino pieno contro Monteprandone. La sfida termina 30-29 con gol partita realizzato dalla pivot Marco Cerrocchi allo scadere, dopo un match trascorso sempre avanti comunque dalla Prestiter. Anche Teramo tira fuori gli artigli e strappa un punto nel 32-32 contro la Cold Point Parma. La Lions si aggrappa alle giocate dei veterani Toppi e Murri, 8 e 9 reti a referto, raggiungendo il pari last second con Valeri. Il punto racimolato contro gli emiliani permette ai ragazzi di Settimio Massotti di arrivare con fiducia alla proibitiva, almeno sulla carta, partita casalinga contro la capolista Cingoli, fin qui imbattuta e almeno all'apparenza lanciatissima verso la promozione in Serie A Gold. Pescara intanto sabato si prepara a fare visita al verde azzurro Sassari, pronostico che pende dal lato dei sardi, sesti e con ambizione di balzo nella prossima Serie A Silver. Per la Prestiter, trasferta comunque importante per cercare continuità nel gioco e nell'approccio volitivo alla gara, tutti elementi che non dovranno mancare nel nuovo scontro diretto per la permanenza in A2 il 4 dicembre in casa contro Modena. Vediamo in grafica anche in questo caso la classifica del girone B dopo le partite della decima giornata. Lions Teramo, come vedete, nella parte destra a 6 punti, Prestiter Pescara a 4 punti, a una distanza dalla zona salvezza. E allora, Settimio Massotti, campionato del Teramo. Teramo che ha vissuto, come d'altronde anche Pescara quest'estate, un'autentica rivoluzione d'organico, un ringiovanimento fortissimo, perché praticamente avete quasi preso in blocco la squadra che giocava la Serie B l'anno scorso, che è arrivata in Serie A2. È rimasto qualche veterano, qualche senatore. Come va, come procede la stagione? Beh, come hai detto tu, è stata una rivoluzione, ma devo dire che il campionato più forte lo stiamo vincendo fuori dal campo, dal rettangolo di gioco, perché noi dovevamo potenziare a livello economico la nostra società, e devo dire che il presidente, che anche con i collaboratori, anche noi diamo una mano da questo punto di vista. Stiamo ottenendo, trovando degli amici che ci stanno veramente aiutando, perché era veramente in bilico anche l'iscrizione al campionato. Sul campo sapevamo cosa ci aspettava, insomma, questa stagione, perché, come hai detto tu, tantissimi ragazzi giovani adesso per la prima volta stanno disputando il campionato di A2, e sono anche contento, tornando ai discorsi precedenti, perché sono queste partite che secondo me fanno crescere tantissimo, perché si trovano a gestire palloni importanti che incidono sulla classifica, su un'eventuale retrocessione. Dunque sicuramente queste cose, questi aspetti li fanno crescere tantissimo. Per il resto, diciamo che ci troviamo in una situazione non bellissima, neanche molto brutta. Ci troviamo quasi a metà classifica, cioè la classifica è molto corta, e sappiamo di dover fare dei punti con le nostre dirette concorrenti, tra cui anche la tua squadra, e dunque sappiamo, dobbiamo lavorare per questo. Con le squadre più forti sulla carta, i miei ragazzi, si vede, sono molto più tranquilli ed esprimono anche un gioco migliore, perché sapendo di non dover vincere per forza, forse sono più, il fattore emotivo viene meno e riescono a esprimersi meglio. Noi dobbiamo far crescere i nostri ragazzi, e sperando anche di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Ecco, volendo fare una battuta che facevamo pure a microfoni spenti in precedenza, speriamo che, visto che siamo in una trasmissione a raggio territoriale regionale, siamo entrambi abruzzesi, speriamo che entrambe le abruzzesi non debbano poi contendersela fino alla fine e possano entrambe mantenere la categoria. Quello è il massimo, al limite non dico noi o voi, almeno una, cioè tutte e due no, speriamo di no, dobbiamo lottare per questo.
Assolutamente sì, vediamo anche in grafica il prossimo turno e poi andiamo di corsa in chiusura rapidamente vedendo anche la grafica della Serie B. E come dicevamo, quindi Prestiter Pescara che fa visita al Verde Azzurro Sassari, invece per la Lions Teramo arriva la capolista alle 20:30, gara contro il Cingoli, squadra per ora imbattuta e che guida nettamente la classifica del girone B. Vediamo anche la Serie B con la classifica che vede Chieti al comando, 8 punti, 4 vittorie su 4 per la formazione teatina, poi Cingoli, Camerano, Cussancona. Per trovare le altre due abruzzesi bisogna andare nella colonna destra dove troviamo Handball Club Pescara e Città Sant'Angelo. Vediamo anche il prossimo turno con gli appuntamenti del weekend, che sono due in particolare: Handball Club Pescara Chiaravalle e Cingoli Falconara. Per Città Sant'Angelo e Chieti bisognerà invece attendere il weekend del 3 e 4 dicembre per le partite con Cussancona e Camerano. Siamo ai saluti, io ringrazio Settimio Massotti per essere stato con noi, aver chiacchierato di pallamano con noi, è sempre un piacere. Grazie a te, grazie a tutti voi dell'invito. E noi, un piacere anche mio. E noi con la casa della pallamano ci ritroviamo sempre su Rete 8 la prossima settimana. Buona pallamano a tutti, alla prossima.